ANSA Voice. Andare a votare per il rinnovo del Parlamento europeo è l'esercizio più democratico che offre l'attuale sistema istituzionale dell'Unione europea. L'Eurocamera è infatti l'unico organismo dell'Unione che vede i suoi componenti eletti direttamente dai cittadini. Votare per eleggere i propri rappresentanti a Bruxelles e Strasburgo significa anche e soprattutto scegliere tra chi vuole andare avanti sulla strada dell'integrazione e chi ritiene che la dimensione e le funzioni già attribuite all'UE siano sufficienti o addirittura eccessive. Del resto, i motivi per recarsi alle urne non mancano, anche se il fenomeno dell'astensionismo, sebbene ridimensionato, resti ancora un rischio reale. Già da anni la maggior parte delle nuove norme introdotte negli ordinamenti nazionali deriva da quelle approvate a livello europeo. E il Parlamento, da quando è entrato in vigore il Trattato di Lisbona alla fine del 2009, ha acquisito il potere di modificare o bocciare molte delle proposte che vengono formulate dalla Commissione europea, l'unica istituzione che ad oggi detiene il potere di iniziativa legislativa. Ma i 720 eurodeputati che saranno eletti a inizio giugno per dare vita alla decima legislatura saranno anche i protagonisti del processo di nomina della prossima Commissione europea. Lo svolgimento delle elezioni dà infatti il via anche al rinnovo di tutti i componenti dell'esecutivo e del suo presidente, carica per la quale Ursula von der Leyen si è ricandidata. A designare il prossimo capo della Commissione sarà comunque il vertice dei leader dei 27 che si riunirà a fine giugno, una scelta che avverrà tenendo conto in primo luogo dei risultati delle elezioni e degli Spitzenkandidat, ovvero i candidati di punta espressi dalle varie famiglie politiche presenti all'Europarlamento. Ma ci saranno da tenere in conto anche gli equilibri politici che saranno trovati nella spartizione degli incarichi ai vertici delle istituzioni europee. Il presidente designato della Commissione e i candidati commissari dovranno comunque passare attraverso la procedura d'esame prevista davanti al Parlamento, superando alla fine la prova del voto, ovvero raccogliendo la maggioranza di consensi tra gli europarlamentari neoeletti. Ma sul perché andare a votare e sull'impatto che la scelta fatta al seggio può avere, sentiamo ora Carlo Corazza, funzionario europeo di lungo corso e da diversi anni direttore dell'ufficio in Italia del Parlamento europeo. Oggi l'Europa ha un dito in un contesto internazionale sempre più difficile. I cittadini con il loro voto non decideranno solo quale sarà la prossima transizione digitale, la transizione energetica, che politiche per la competitività, per il lavoro, per la crescita, per l'agricoltura, per la pesca, dovranno anche decidere del nostro futuro insieme, di un'Europa più forte, meno spettatrice e più attrice. Un'Europa capace di dare risposte più efficaci per la nostra sicurezza, per la nostra difesa, per gli investimenti che servono, no? Per avere un mondo più sostenibile. Soprattutto il voto è un segnale di una democrazia liberale forte e vibrante, in un momento in cui la contrapposizione tra le democrazie e le autocrazie sta sempre più preoccupante. Votare, usare il nostro voto, significa non lasciare che altri lo facciano per noi.